The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street. E siamo in un posto bellissimo, siamo a Cannes e con noi Tiziana Rocca. Cannes per parlare di Taormina, che ormai sta veramente diventando piuttosto grande e importante. Sì, sono molto orgogliosa, siamo alla 61esima edizione, ho detto nonostante la crisi siamo qui, però non c'è crisi di creatività e di idee, anzi quest'anno abbiamo quasi raddoppiato il numero dei film rispetto all'anno scorso e anche la tipologia dell'offerta. Abbiamo reinserito la competizione, quindi ci sarà il concorso, abbiamo una giuria di giovani della G-Scuola, con la dottoressa Della Fornace abbiamo fatto questo accordo e siamo molto orgogliosi di avere dei giovani che giudicano e giudicheranno i film e verranno presentati alla serata d'apertura il 13 giugno al festival. Abbiamo una serie di collaborazioni molto importanti, dalla sezione Taoe dell'infanzia, dove presenteremo dei film per i ragazzi, al ritorno dei documentari, in collaborazione con l'Istituto Luce, con questa rassegna che si chiamerà Punto Luce, anche il ritorno del filmmaker siciliani, perché comunque rappresenteremo anche l'offerta dei film siciliani. Il Gran Teatro preapriremo con Jurassic World in 3D, quindi non vedo l'ora di vedere questi dinosauri che escono dalle mura storiche del teatro greco da 3.000 anni di storia, e quindi saranno nella cornice giusta. E avremo una proiezione speciale di Inside Out per l'apertura del festival il 13 giugno. E poi invece il concorso sarà aperto dal film Bridge con Michael Douglas e Jeremy Irvine. Oggi abbiamo annunciato due premi Oscar, Patrice Arquette e Andrea Salvatore, ma avremo altre sorprese che annunceremo più avanti. La nostra collaborazione con Variety, che è nel nostro comitato artistico, il comitato artistico formato da Jacopo Mosca, Gabriele Niola, Chiara Nicoletti e Franco Montini, e Variety, che quest'anno porterà una selezione di film di produttori americani indipendenti al festival. I rapporti internazionali rafforzati insieme a Alice per iniziative sia in Italia che all'estero, sia per Expo Sud, sia in America, perché il Taormina Film Festival a Los Angeles a gennaio. Sicuramente un rafforzamento di legame con l'ANICA, che ci supporta sempre con iniziative molto importanti per tra produttori americani. Saranno ospiti insieme all'NPA, che è l'ANICA americana, al festival, proprio per cercare di far vedere i nostri territori, le nostre agevolazioni per girare film da noi, per mostrare le nostre bellezze e per cercare anche di far realizzare delle coproduzioni. E poi avremo anche un focus su Cuba, per far capire che adesso che c'è una distensione adesso di rapporti internazionali, c'è un grande fermento anche dei registi e delle produzioni cubane. E poi sicuramente avremo anche a Messina il 12 giugno una serata dedicata, perché non vogliamo dimenticare che la rassegna del festival è iniziata a Messina, e quindi noi siamo sempre un giorno a Messina proprio per celebrare questo. Quindi vi aspetto.